durante la cena, quando già il diavolo ha messo nel cuore di Giuda l'Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo. Gesù, sapendo che il Padre ha messo tutto nelle sue mani e che è venuto a Dio sta ritornando, dice: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione. In verità ti dico, non la mangerò più finché essa non si realizzi nel regno di Dio. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, prese grazie e lo diede loro, dicendo: prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue. Dopo aver compiuto tutte queste cose, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi si rattristavano. Allora Pietro disse a Giovanni: chiedimi di chi sei. Signore, chi è? È colui alla quale digerò un boccone e glielo darò. Quello che devi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo. Alcuni, infatti, pensavano che tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto di comprare quello che serviva per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Dopo quel boccone, Giuda, ormai preso da Satana, fugge via nel buio della notte. Allora Gesù disse loro: voi tutti rimarrete scandalizzati a causa mia. Perciò sta scritto: infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del principe. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo so. In verità ti dico, proprio tu, prima che il gallo canti, tu mi negherai tre volte. Anche se dovessi morire insieme a te. Signore Gesù, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mondo, la croce delle persone affamate di pane e di amore, la croce delle persone sole e abbandonate, perfino dai propri figli e parenti, la croce delle persone assetate di giustizia e di pace, la croce delle persone che non hanno il conforto della fede, la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione. Pregate e vegliate per non cadere in tentazione, lo spirito è forte, ma la carne è debole. Gesù si spinge fino al forte desiderio di pregare, con il cuore colmo di tristezza e angoscia. Si getta a terra e prega: Padre, Padre, a te tutto è possibile, allontanatemi questo cane da me, ma non ci sono, non ci sono voglio io, ma che vuoi tu. Gesù si alzò e andò verso i suoi discepoli, vedendo le comunità di Dio. Così non siete stati capaci di dare loro solo me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è piena. Maestro. Pietro, cosa ha il maestro? Cosa hai da dire? Non molto, ma è molto più male. Gesù, Dio onnipotente, che ti sei fatto debolezza a causa dei nostri peccati, ti sono familiari le grida dei perseguitati, che sono l'eco della tua agonia. Essi chiedono: perché questa oppressione? Perché questa umiliazione? Perché questa prolungata schiavitù? Tornano alla mente le parole del Salmo: svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre.
Gesù, tradito da Giuda, è arrestato. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Si allontanò seconda volta a pregare. Poi tornò dai discepoli e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e disse: dormite voi, non di più il figlio dell'uomo è arrivato. Colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora gli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla di spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno: quello che facerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù dicendo: San Pelati, Giuda, con questo vado tradisci il figlio dell'uomo. Lui, arrestatelo. Gesù è condannato dal Sinedrio. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Dopo averlo catturato, lo condussero davanti al Sinedrio, i quali gli dissero: tu sei stato arrestato per le cose che vai dicendo, ma di un po', cosa vai predicando? Io ho parlato apertamente davanti a tutti, nel tempio della senatoria, nelle piazze. Così si risponde al sommo sacerdote. Io ho detto qualcosa di male, di molto, ma se ho detto qualcosa di bene, perché mi perdono? Io ho sentito che diceva che avrebbe distrutto il pezzo e lo avrebbe ricostruito in 4 giorni. Ah, i giorni erano 3. Insomma, basta! Ma tu non dici nulla! Non senti cosa dicono contro di te! Insomma, sei tu il Cristo o no? Sono io. E vedete il figlio dell'uomo, seduto alla testa di Dio, venire sono dubbi del cibo. Bestemmia! Bestemmia! Bestemmiato! Portatelo via! Bisogna ucciderlo! Portatelo via! Portatelo via! Via! Bestemmia! A che debbo l'onore della vostra visita? E perché mi avete portato quest'uomo? Di cosa l'ho accusato? Abbiamo trovato colui che sibillava il nostro popolo, dicendo di essere il figlio del re, figlio di Dio. Ah, sentite, non mi mischiate nelle vostre liti religiose. Vedetevela voi. Lo abbiamo già giudicato e per noi è colpevole. Ma non lo possiamo mettere a morte, questo lo devi fare tu, anche perché impediva di dare i tributi a Cesare. Sei tu il re dei giudei! Sono forse io giudeo, la tua gente, i sommi sacerdoti, i capi del Sinedro ti hanno condotto qui. Cosa hai fatto di male? Il mio re di questo mondo. I vecchi genitori avrebbero combattuto affinché non fosse ritornato male a Giuda. Dunque, tu sei re! Tu lo dici, io lo sono, e per questo sono da morto per dare testimonianza alla verità, che nella verità ascolti la mia voce. Che cos'è la verità? Basta, vanno presa di lui! Lo vogliamo crocifisso! Crocifisso! Governatore, qui fuori c'è una rivolta. Lo vedi quell'uomo? È un esaltato, ma non ha fatto niente di male. Non vorrei condannarlo. Come posso fare? C'è una possibilità. C'è un vecchio condono disposto per le predecessori, per far notare la clemenza
e la benevolenza di Roma. In pratica, il governatore durante una festa come la Pasqua può liberare un prigioniero a sua scelta. In questo caso, non potresti applicarla a Gesù? Sì, ma mi potrebbero accusare di aver favorito quest'uomo. E tu sai che in questo momento non li posso avere conto. Dovrei far scegliere dal popolo, metterlo a confronto con un grosso criminale. Va bene, tipo Barabba. Perfetto, Barabba, prepara il confronto. Voi due con me. Popolo di Gerusalemme, c'è l'usanza tra noi di liberare un prigioniero per la festa di Pasqua. Per dimostrarvi la grandezza di Roma e la sua benevolenza, vi concediamo ancora questa opportunità. Chi volete che vi dica? Gesù di Nazareth o Barabba? Barabba! 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 Ma che male vi ha fatto? Barabba! Barabba! No, Gesù, sei tu che continui ad accogliere e a santificare tutte le sofferenze, quelle degli ammalati, di coloro che muoiono di dissenso, di tutti gli discriminati. Ma le sofferenze che grillano tra tutte sono quelle per il tuo nome, per le sofferenze dei martiri, delle luci della tua chiesa, che il loro sangue diventi seme di nuovi cristiani. Santa Madre dei voi fate, che le piaghe del Signore siano il pezzo del mio cuore. Settima stazione. Gesù è flagellato e caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce nel mondo. Vai. Spostati. Ma per non mi piace. Alzate! Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Mamma, ma quello è morto! Quello sangue è tutto loro! Intrecciata la corona di spine, gliela posero su e gli misero addosso un mantello di nero. Poi, ginocchiandosi davanti a lui, lo denegrevano dicendo: Salve, re dei Giudei! Ore, come siete bello quest'oggi! Portatelo là! Ecco l'uomo! Crocifiggilo! A morte! Crocifiggetelo voi, per me non ha fatto niente di male. Noi intanto abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Da dove vieni? Non mi rispondi. Non sai che ho il potere di farti vivere o di farti morire. Tu non avresti nessun potere se non ti stata data l'altra. E per questo chi mi ha condannato le tue mani ha una colpa ancora più grande. Ecco il vostro re!
non è il nostro re, il nostro re è Cesare. Devo crocifiggere il vostro re. Ancora, non è il nostro re, crocifiggilo. Crocifiggilo a morte. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile di questo sangue. Vedetevela voi. Pilato, ormai rassegnato, consegna Gesù nelle mani dei soldati perché lo portino alla crocifissione. I soldati caricano Gesù della croce. Egli è costretto a portare da sé il proprio patibolo, il legno che provocherà la sua morte. No, Gesù, sei tu che continui a raccogliere e a santificare tutte le sofferenze, quelle degli ammalati, di coloro che muoiono di stento, di tutti i discriminati, ma le sofferenze che brillano fra tutte sono quelle per il tuo nome. E le sofferenze dei martiri, benedici la tua Chiesa, che il loro sangue diventi seme di nuovi cristiani. Di sono genato, morendo desolato, dormi in spirito, Santa Madre di voi padre, che le piave del Signore siano impresse nel mio cuore. La folla, una donna con grande coraggio sfida il plotone dei soldati che scortano Gesù e chiede di poter vedere il cuore il sole. Lasciatemi passare, voglio solo guardare quella faccia, voglio solo soccorrere quel dolce viso. Lasciatela passare. Gesù, lasciati pulire il tuo volto dai segni di violenza, da sputi e di sangue. Toglietela davanti. Smettila, donna! Quel volto, da cui sempre traspariva la bellezza divina del prefigurato. Già il profeta aveva detto, non ha apparenza né bellezza per attirare il nostro sguardo, non splendore per provare lui gradimento. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo che dolori, che ben conosce il fatico, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Signore, donaci l'inquietudine del cuore che teneva nel tuo mondo. Proteggici dall'ottenebramento del cuore che vede solo la superficie delle cose. Quando non siamo capaci di compiere grandi cose, donaci il coraggio di umiltà. Imprimi il tuo volto nei nostri cuori, così che possiamo incontrarti e mostrare al mondo la tua immagine. Alza. Amato, voi due prendete la croce.
Nona stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Venga con la tua santa croce nel tuo mondo. Voi due, alzate quest'uomo. Visto che Gesù prende a quell'uomo. I soldati che lo accompagnano decidono di farlo aiutare da qualcuno dei presenti. Chiamano Simone, padre di Alessandro e Bruno, originario di Cirene, che proprio in quel momento sta ritornando dalla campagna. Gli ordinano di prendere il legno. Simone, se non fosse stato costretto, forse non avrebbe aiutato Gesù. Eppure il suo gesto diventa immagine della condivisione. L'Apostolo Paolo un giorno dirà: se volete veramente realizzare la legge di Cristo, portate i denti negli altri. Caro Gesù, tu probabilmente hai mostrato al Cireneo la tua riconoscenza per il suo aiuto, mentre la croce in realtà era dovuta a lui e a ciascuno di noi. Così, se riconoscesse a noi ogni volta che aiutiamo i fratelli a portare la croce, mentre facciamo semplicemente il nostro dovere per espiare i nostri peccati. Andiamo! Una canaccia pure tu! La porta è finita! Ci posso dire tutto? Ciao, questo qui! Adesso canaccia pure tu! Risollevato Gesù dalla sua ultima caduta, viene preparato per la crocifissione. E fanno male poco. Lo spogliarono dei suoi abiti. Ancora un'altra umiliazione. Nudo viene presentato al mondo. Non gli viene risparmiato neanche l'ultimo pudore, neanche un pizzico di intimità. Viene esposto in tutta la sua vergogna. Gesù, disteso sulla croce, gli viene inchiodato sopra. Tre chiodi alle mani e ai piedi lo fissano sul legno in un disumano. La vittima si unisce al suo patibolo. Il sacrificio si consuma. Non è quel chiodo. La crocifissione, una delle morti più atroci che siano mai esistite, è articolata. Il metallo e la ruggine che entrano nelle canne, la posizione rigida che porta al inesorabile sfruttamento, il dolore brutale. Ma non è tanto il dolore fisico che permette nessuno, è la vergogna. Perché prima la crocifissione era la pena inflitta per i reati più gravi, per i quali non si poteva avere nessuna compassione, nessuna pietà. La Sacra Scrittura addirittura segna chi pende dal legno come un maledetto, un dimenticato da Dio. Se Dio lo ha maledetto, non esiste per lui nessuna compassione. Gesù è ebreo, si è preso di sé, sul suo corpo, esposto sulla croce, spogliato di qualsiasi divinità, il fango della maledizione degli uomini, della maledizione di Dio. Insieme a lui vengono crocifissi altri due criminali. I soldati lo sterminano e dicevano: se sei davvero tu, re dei Giudei, scendi dalla croce e salva te stesso. È vero, non hai detto di essere tu il Messia? E allora, salva te stesso e anche noi. Smettila, neanche tu hai compassione per lui, nonostante siamo della stessa pena. Noi giustamente ci meritiamo questo. Ma lui che male ha fatto? Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi stesso sarai con me nel paradiso.
Gesù crocifisso, non tanto sul Tabor quanto sul Calvario, tu ci hai rivelato il tuo vero volto, il volto di un amore che si è spinto fino alla fine. C'è chi per riverenza vuole rappresentarti coperto dal manto regale anche sulla croce. La visione di te crocifisso ci sprona a vergognarci delle nostre infedeltà e ci riempie di gratitudine per la tua infinita misericordia. Cui nati vulnerati, tam dignati promepati, tenas me condite, Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 12ª stazione. Gesù in croce, la madre e il discepolo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre Maria, Maria di Cleofa, Maria di Magdala e Giovanni il discepolo che egli amava. Allora Maria, vedendo suo figlio soffrire in quel modo, figlio! Figlio mio! Figlio d'amore! Non succede niente. Figlio! Chi può confortare una madre dopo tanto dolore? La mia speranza! La mia vita! Io va dentro! Perché? Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Santa Maria, donna del sabato santo, aiutaci a capire che in volo tutta la vita sospesa tra le brume del venerdì e le attese della domenica di resurrezione si rassomiglia tanto a quel giorno. Ripetici, che non c'è croce che non abbia le sue deposizioni. Non c'è amarezza umana che non si stempe in sorriso. Non c'è peccato che non trovi redenzione. Non c'è stupore la cui birra non sia provvisoria con la sua imboccatura. A chi non c'è te con te, Santa Madre che vuoi fare, che le piaghe del Signore siano immesse nel mio cuore. 13ª stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. È mezzogiorno. In genere i crocifissi potevano stare anche giorni appesi sulla croce. Gesù, invece, indebolito dalla salita con la croce, fiaccato dalla flagellazione, stremato dalle tensioni dell'ultima notte, avendo perso già molto sangue, lotterà tra la vita e la morte per ancora solo 3 ore. Si avvicina alla fine. Fu appesa la scritta con la motivazione della condanna. Diceva Gesù di Nazareth, re dei giudei. Non scrivete re dei giudei, perché è stato lui a proclamarsi re dei giudei. Quello che ho scritto, ho scritto. Sono ormai 3 del pomeriggio. Padre, perdonali, che non sanno quello che stanno facendo. Sono ormai 3 del pomeriggio. Da mezzogiorno un buio pesante è calato sulla terra e nel cuore degli uomini. Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Che significa Dio mio,
perché mi hai abbandonato? Sta chiamando il profeta Elia? Vediamo chi viene lui a salvarlo. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Tutto, tutto è compiuto. Quest'uomo era il figlio di Dio. Tutto è compiuto. Il sacrificio del giusto è consumato. L'agnello innocente è stato immolato. Quel sangue sparso entrato nella terra sarà il seme della salvezza per tutta la storia, per tutti i popoli, per noi qui, oggi. L'agnello immolato ha preso su di sé i nostri peccati e li ha inchiodati su quella croce. Nel suo sangue siamo stati lavati. Nella sua morte noi riceviamo la vita. Stai qua, dove c'è? Mamma. Mamma, mamma, in mezzo alla persona, stai qua. Gesù, tu hai preso la vita umana proprio per poterla donare. Indossando la nostra carne di peccato, tu, re immortale, sei diventato mortale. Accettando la morte più tragica e oscura, frutto estremo del peccato, tu hai posto l'atto supremo di completa fiducia nel Padre. Iuxta crucem pecum sare, erge tibi sociare, in blanco desidero, Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. C'era un uomo di nome Giuseppe. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce nel tuo mondo. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era lì, Arimatea, una città dei giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Insieme ad altri, prende il corpo di Gesù e lo cala dalla croce e lo avvolge nel lenzuolo, preparando il cadavere per la sepoltura. Ora, nel luogo dove è stato crocifisso, c'è un giardino. E nel giardino, un sepolcro nuovo, nel quale nessuno è stato ancora portato. Poiché dunque si avvicina la Pasqua, depongono Gesù nel sepolcro, sigillandolo con una grossa pietra collocata davanti alla costruzione.
sempre forti si stanno, i fratelli dicono scivolano sempre.